La sovrapposizione di Parisi, ora il suo uno contro uno con Covadio, va Parisi fino in fondo, arriva il cross, il gol di Avellino! Un anno fa l'Avellino tornava in Serie C, tripudio bianco-verde in diretta su 696 TV dopo una cavalcata trionfale culminata nell'aggancio ai sardi dell'anno 6, battuti nello spareggio a Rieti grazie ai gol di De Vene e Tribuzzi. 365 giorni dopo Giovanni Bucaro ricorda una giornata, quella giornata che durò molto più di 24 ore. Non dormì tanto, quindi già prima mattina molto presto ero già sveglio e pensavo a quella partita che poi per noi è stata una vittoria fantastica. Il tempo è volato via, ma i legami nati in quella stagione sono rimasti forti, sinceri e solidi. Per me è come se fosse ieri, poi in questi giorni di quarantena per colpa di questo virus ho rivisto tante di quelle immagini, le emozioni e i ricordi per me sono vivi ed è sembra che non sia passato un anno. Stamattina ho mandato il buongiorno a due artefici del miracolo sportivo dello scorso anno per ricordargli quella splendida vittoria di Rieti, a Cristian Vecchia e Carlo Musa. 14 vittorie consecutive, fermate solo dal pareggio nella finale scudetto di Serie D, vinta ai calci di rigore a Perugia contro il Lecco. Bucaro non ha dubbi su quando ha capito che l'impresa con i suoi ragazzi l'avrebbe realizzata. L'ho capito e ci abbiamo creduto ancora di più dopo Trastevere, perché quella era una partita per noi cruciale e l'abbiamo vinta di forza, l'abbiamo voluta. Da lì mi sono sempre più convinto che avremmo raggiunto il Lanusei.